Donne in politica in Italia purtroppo sono poche, non hanno grande potere decisionale all'interno del Parlamento. Nello scorso governo, c'era un'idea della donna in politica che era un po', diremo, particolare per essere, sì, per essere diplomatici, diciamo che era un po' diversa dal solito. Au Parlement italien, à peine un député sur cinq est une femme. En 2011, la parité des genres en Italie se trouve bien en dessous de la moyenne européenne. 21,3% de députées italiennes. C'est un peu mieux qu'en France, mais beaucoup moins bien que les 36% de femmes en Espagne ou à l'extrême 45% en Suède. Mais il y a des exceptions. C'est le cas de Roberta Angelilli, eurodéputée pour sa troisième législature. Aujourd'hui, c'est une des 14 vice-présidents du Parlement européen. Notre députée est invitée ce matin au Conseil provincial de Rome. Sa haute fonction lui permet de se retrouver placée au centre de ces hommes. È un processo in lenta e faticosa evoluzione, però sta cambiando qualcosa e sta cambiando soprattutto la mentalità. In tutta Europa, ma in Italia in particolare, il raggiungimento di una reale, concreta parità di opportunità tra uomini e donne è ancora un traguardo piuttosto lontano. Rencontre ensuite avec les jeunes de son parti. Les femmes sont bien plus présentes dans la nouvelle génération, pour le plus grand bonheur de celle qui s'est lancée en politique à l'âge de 15 ans. Ero determinata, avevo le idee chiare, volevo cambiare le cose e quindi la forza, diciamo, della mia passione, della mia determinazione, dei miei ideali, delle mie idee hanno portato le persone che avevo intorno a rispettarmi. Quindi io credo che questa sia l'unica ricetta, cioè non solo le quote, non cercare un rispetto attraverso, come dire, dei fogli scritti, delle parole scritte, ma attraverso l'esempio, attraverso l'impegno, attraverso la concretezza. Una persona come l'onorevole Angelilli è la dimostrazione di come una donna si può affermare in politica, di come si sia affermata in politica anche senza il famoso discorso che c'è in Italia delle quote rosa. Secondo me oggi è più difficile, ma perché sono molte più le donne che si approcciano, ma sono molto meno i valori di un tempo, no? Direction le bureau romain de la députée où ne travaillent que des femmes. È un valore aggiunto in termini di praticità, concretezza, anche di allegria, insomma, le donne sono molto positive, e si lavora bene in squadra e poi sono molto più disponibili, più flessibili, più attente anche nell'ascoltare le persone, sono più sensibili anche ai problemi della gente. Allora, a parte che dobbiamo sentire parlato dopo, ok, realmente. Diciamo forse il suo pragmatismo, cioè il fatto di affrontare anche tematiche complesse con grinta e molta concretezza. Le lendemain, la vice-présidente du Parlement se rend dans cette association qu'elle parraine. Salva Mame aide les femmes ou les familles qui doivent faire face à plus de frais dus à un bébé handicapé par exemple. La famille, l'enfance, un thème typiquement féminin? Diciamo che i bambini tutti quelli che sono i problemi sociali per me sono una priorità nella mia agenda politica e proprio nel mio interesse. Credo che in un'Europa che in questo momento vive una crisi economica forte bisogna riscoprire i valori della solidarietà, dell'amicizia. La députée, qui est aussi déléguée aux droits des mineurs, a une fille de 9 ans. Dès qu'elle est à Rome, elle essaye d'aller la chercher à la sortie de l'école. En Italie, beaucoup de femmes renoncent à la maternité pour leur activité professionnelle et inversement. Purtroppo non è facile conciliare l'attività lavorativa professionale con la vita familiare, perché diciamo che la società non è a dimensione di bambino, quindi da questo punto di vista bisogna fare ancora tantissimo, quindi anche più servizi sociali, soprattutto servizi per l'infanzia. En rentrant chez elle, cette vice-présidente du Parlement européen enchaîne avec un autre travail, celui de maman.